Sono le 18:51 minuti, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo in diretta con voi, in diretta streaming da Forte Michelangelo. Siamo qui per raccontarvi le celebrazioni che avranno inizio intorno alle 19:30. Sono il comandante Filippo Marini, capo ufficio stampa della Guardia Costiera. Con me al mio fianco Angelo Colombo, noto giornalista appassionato di nautica e grande amico nostro, che già in altre occasioni, anche per precedenti eventi come passaggi di consegne, il 147esimo, eccetera, è stato con noi per raccontare. Buon pomeriggio Angelo, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te Filippo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ci auguriamo siano in tanti quelli che possono seguire questa diretta televisiva di un evento così importante come i festeggiamenti dei 150 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Caro Filippo, direi a questo punto di provare a fare una sintesi introduttiva di quelli che saranno un po' gli eventi che si andranno a consumare nel corso di questa lunga diretta televisiva. Bene, ora la prima cosa che condivideremo con tutti voi che siete collegati col sito, col nuovo sito della Guardia Costiera, c'è anche da fare questa precisazione perché da pochissimo che abbiamo spento il vecchio sito e acceso un nuovo sito molto ricco, molto bello, dove gli utenti navigano anche con un percorso direttamente dedicato a loro, ai diportisti, al personale marittimo, alla stampa, insomma un sito che dà agli internauti, così si chiamano, la possibilità di divertirsi, di andare a scoprire tante cose sulla Guardia Costiera. E qui mi permetto di entrare a gamba tesa. Devo dire che questo sito qui ha il grande pregio di essere graficamente accattivante, quindi di intrattenere oltre che informare, e quindi informa intrattenendo, e questo è un grande goal che la Guardia Costiera è riuscita a mettere a segno con questa nuova piattaforma informatica, fruibilissima anche da chi ha poca dimestichezza solitamente con il web. Perché la grafica utilizzata è molto intuitiva e devo dire che questo aiuta ad informarsi meglio perché si riesce a navigare nei tanti meandri di questo sito, che in realtà è un portale più che un sito perché è ricco di informazioni, di quelle che tecnicamente si chiamano le foglie. Ce ne sono tante, ognuna delle quali contiene tante informazioni utili per chi ama il mare da diportista e non, perché il mare, ricordiamolo, è vissuto anche da chi non andrà mai in barca, ma ama semplicemente goderselo dalla spiaggia o da una postazione vicina al mare solo nel periodo estivo. E quindi in questo sito, ripeto, è possibile trovare tanta informazione, tante piccole notizie fondamentali per la sicurezza, che non è mai esagerato enfatizzare. Ebbene, questo è il grande merito che questo sito ha, la facilità di essere appunto navigato e soprattutto i tanti, tanti contenuti che contiene. Bene, dunque è iniziata alle 18 una cerimonia qui fuori da Forte Michelangelo, l'intitolazione di una piazza e di una via alle Capitanerie di Porto, e noi vorremmo, prima dell'inizio del 150esimo, quindi qui delle celebrazioni, ripercorrere con voi, mandarvi il servizio che è stato appunto registrato. Spero che la regia sia già in grado di poter far partire le immagini Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia di scopertura delle targhe di intitolazione del Viale delle Capitanerie di Porto e del Piazzale delle Capitanerie di Porto. La cerimonia odierna si tiene in occasione del 150esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto e si pone a testimonianza dello stretto e saldo legame esistente tra la città di Civitavecchia e la sua Capitaneria di Porto. Nel corso della cerimonia, il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano, ed il sindaco di Civitavecchia, ingegnere Antonio Cozzolino, procederanno alla scopertura della targa posta qui di fianco. Contemporaneamente verrà scoperta anche la targa posta in corrispondenza del piazzale antistante alla capitaneria. A seguire si procederà con la benedizione delle targhe a cura del cappellano militare Don Massimo Carlino.
Prima del termine della cerimonia verrà effettuata la consegna da parte del professor De Paolis al comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dal sindaco di Civitavecchia di due copie autografe della pubblicazione La direzione marittima di Civitavecchia tra Stato Pontificio e Corpo delle Capitanerie di Porto, edita per l'occasione dei 150 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto. Fa ingresso sul luogo della cerimonia il gonfalone della città di Civitavecchia, decorato con medaglia d'oro al merito civile e medaglia d'argento al valor militare. Fa ingresso sul luogo della cerimonia il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Luisa Mazzano, accompagnato dal sindaco di Civitavecchia, ingegnere Antonio Pizzolini, e dal direttore marittimo del Parco, contrammiraglio Giuseppe Parco. Ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno cercato le vie del mare.
Per tua grazia, Signore, i nostri padri, che ci trasmisero i segreti del navigare, ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza. E con gli strumenti di questa difficile arte ci hanno consegnato la bussola della fede e il timone della speranza. Noi ti preghiamo, Dio Onnipotente ed Eterno, infondi in tutte le coscienze il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza. Personale di rappresentanza, prego, schierato in piazzale, grazie. Intercedano per noi la Vergine Maria e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prende la parola il sindaco di Civitavecchia, ingegner Antonio Cozzolino. Buonasera a tutti. Io oggi sono particolarmente orgoglioso di rappresentare la città, perché ci è stato fatto, penso, come Civitavecchia, un grande onore. E cioè quello di festeggiare un compleanno importante, dicevo prima con l'ammiraglio Angrisano. Compleanno di un vecchietto di 150 anni che se li porta benissimo. Se li porta talmente bene che nella serata di ieri abbiamo avuto delle testimonianze di vita vissuta, di questo lavoro, di questo impegno, da parte di esponenti, di membri del corpo delle capitanerie di porto, della Guardia Costiera, che personalmente mi hanno impressionato. Questo quindi è un grande onore che il corpo fa a Civitavecchia e ad una città che ha sempre avuto un grande rapporto, ovviamente con il mare, ci mancherebbe altro, ma proprio con la capitaneria. Ripeto, ieri sera io ho potuto toccare con mano quanto l'impegno, quanto la dedizione a questo compito, che poi è stata sottolineata anche dal Papa, sia completa. Il Papa, ieri nelle immagini è stata riportata una frase che secondo me è potentissima, ne parlavo prima col contrammiraglio Tarsia, detta da chiunque, ma detta da una personalità come Papa Francesco è emblematica e incredibile. Ha detto: io sono piccolo di fronte al lavoro che fate. E beh, insomma, detto dal Papa una cosa del genere, penso che renda l'idea di che orgoglio si possa avere ad appartenere ad un corpo del genere. Mi è sembrato quindi il minimo fare i dovuti onori di casa a questa celebrazione ed intitolare il viale e la rotonda, l'altra targa che andremo a scoprire, al Corpo delle Capitanerie di Porto e alla Guardia Costiera, come segno
ad imperitura memoria di quella che è la collaborazione fattiva con la città e di quella che è l'ammirazione, per quanto mi riguarda, da parte di tutti i civitavecchiesi per la Capitaneria di Porto e per il lavoro che svolge, per l'impegno che mette in termini di sacrificio per valori che vanno al di là di quello che poi alla fine le umane miserie a volte ci portano a considerare. Insomma, quando qualcuno lavora e mette in gioco la propria vita per salvare quella degli altri, merita tutto il nostro rispetto e merita parole potenti come quelle che ha detto Papa Francesco. Quindi io ringrazio il Corpo per aver scelto Civitavecchia per festeggiare i suoi 150 anni e sono sicuro che la collaborazione e la sinergia tra la città, non dico l'amministrazione comunale, se no la ridurrei al mio mandato e la cosa è riduttiva, tra la città e il Corpo sarà duratura e spero che questo omaggio che noi facciamo oggi alle Capitanerie, anzi spero, sono sicuro che è gradito. Grazie. Prende ora la parola il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano. Prego, il riposo, grazie. Signor Sindaco, grazie. Grazie per l'opportunità che oggi ha voluto concedere al personale delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera di essere testimone attraverso l'intitolazione di questo viale, del lavoro che quotidianamente il personale compie a favore non solo della vita, ma anche della tutela delle coste, del demanio marittimo, la tutela dell'economia del mare. Lei prima ricordava Papa Francesco. Ero presente a quell'udienza privata. Però mi piace ricordare che un altro momento, 20 giorni dopo quel 17 febbraio di quest'anno, a Montestella, a Milano, nei giardini dei giusti del mondo, è stato piantumato un albero della Guardia Costiera. Guardi, essere tra i giusti del mondo, sentissi dire quelle poche parole mentenze dal Papa, non può che costituire un motivo di orgoglio, di sprone, di volontà. Io vorrei affidare a Civitavecchia, mi perdoni se lo faccio, il motto del Cresto del Comando Generale: Omnia vincit animus, dove animus è fierezza, orgoglio, capacità, voglia di fare, voglia di essere, è slancio, volontà. E permettetemi, questo animus, io lo vedo qua, questo animus è la città di Civitavecchia. Signor Sindaco, grazie. Grazie perché ci fa sentire più ricchi oggi, in affetto, in stima, in considerazione, e siamo pronti a restituire questi sentimenti di vicinanza con il lavoro quotidiano, il lavoro che è bellezza, il lavoro che non è sacrificio, ma esaltazione del nostro essere. Grazie, grazie molte. Si invita ora il dottor Carlo De Paolis a procedere alla consegna all'ammiraglio Angrisano e al sindaco ingegner Cozzolino delle due copie autografe della pubblicazione La direzione marittima di Civitavecchia tra Stato Pontificio e Corpo delle Capitanerie di Porto, edita per l'occasione dei 150 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.
La cerimonia è terminata. Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano, accompagnato dal sindaco di Civitavecchia, ingegner Antonio Cozzolino, e dal direttore marittimo del Lazio, contrammiraglio Giuseppe Tarzia, lascia il luogo della cerimonia. Siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi. Eccoci ancora collegati da Forte Michelangelo. Buonasera, buonasera. Abbiamo visto il servizio che è andato in onda, l'intitolazione della piazza e delle strade pochi istanti fa, e adesso siamo ritornati in diretta qui dal centro storico-culturale di Forte Michelangelo. Bene, io desidererei presentarvi anche gli altri ospiti che sono qui con noi e che seguiranno poi il commento di questa diretta. Abbiamo con noi l'ammiraglio Stefano Vignani, che sta prendendo posizione qui presso la nostra postazione. E poi abbiamo con noi anche l'ammiraglio Pierluigi Piccolo, che commenterà e seguirà con voi l'evolversi di questa bellissima cerimonia che inizierà tra poco in una giornata particolarmente calda, particolarmente afosa, che ha messo direi a dura prova tutte le persone che si sono prodigate per i preparativi. Angelo, che dici di questo clima? Ma devo dire che arrivare qui e trovare questa temperatura ha fatto sorgere in me la prima domanda spontanea: è come hanno fatto tutti i ragazzi impegnati nell'allestimento delle tribune, di tutto quello che possiamo vedere adesso qui in diretta, che visto così sembra quasi semplice da poter realizzare. Nella realtà dei fatti sappiamo bene che sono giorni che hanno visto impegnati negli ultimi 3 giorni molti, molti militari, e quindi con queste temperature certo non è facile riuscire a gestire tutto. Anche noi abbiamo, come si dice in gergo, accusato un po' il colpo, in effetti. Adesso siamo finalmente qui in questa tribuna che ci permette di godere anche di una buona temperatura, oltre che di un'ottima visuale, che è la stessa che i nostri ascoltatori possono apprezzare in diretta streaming. A te, Filippo. Bene, a questo punto è arrivato il momento anche di salutare gli ospiti che vi accompagneranno. Buonasera, ammiraglio Pierluigi Piccolo, e buonasera, ammiraglio Stefano Vignani. Buonasera a tutti gli ascoltatori, con piacere seguiremo questa bellissima manifestazione. 150 anni sono una cosa importante, ci saremo tutti. Oggi è una grande giornata, oggi è una grande festa, 150 anni possiamo dire di essere particolarmente longevi, 150 anni di storia che sono iniziati il 20 luglio del lontano 1865, ammiraglio Vignani. Comincia, il corpo comincia ad avere i suoi anni, ma è sempre giovane perché la gente cambia, perché i nuovi che arrivano abbassano sempre l'età media, e quindi
Oggi sono emozionato di vedere questa cerimonia, un po' come se i miei figli facessero una recita, qualche cosa. Non sono coinvolto direttamente nell'organizzazione, però partecipo molto alla stessa. Quindi la sente particolarmente. Allora, mentre noi ci organizziamo qui ancora con le ultime carte, io direi che se dalla regia hanno la possibilità, io vi vorrei proporre un video che è stato realizzato dall'ufficio relazioni esterne del Comando Generale, un prodotto che poi verrà anche fatto girare qui su un bellissimo video wall che le telecamere che sono schierate nel piazzale, Steadicam, telecamere fisse, un po' di tutto, proporranno nella sua maestosità. Questo video wall veramente è molto grande e molto bello. Prego la regia di far partire il filmato, se sono pronti, se sono in grado di farlo, se no proseguiamo ancora qui. Signore e signori, buonasera. I signori invitati sono gentilmente pregati di spegnere o silenziare le suonerie dei telefoni cellulari e di prendere posto. Grazie, la cerimonia sta per iniziare. Autorità, gentili ospiti, la cerimonia sta per iniziare. Si prega di prendere posto, grazie. Il 20 luglio 1865, con decreto istitutivo a firma del re Vittorio Emanuele II, nasce il Corpo Civile delle Capitanerie di Porto, frutto della fusione dei preesistenti corpi di Stato Maggiore dei Porti e dei Consoli di Marina. Militare il primo con attribuzioni di carattere tecnico e nautico, civile il secondo con funzioni amministrative. A livello centrale, per decenni, il corpo è dipeso dal Ministero della Marina, che all'epoca era competente sia per la Marina da guerra sia per quella mercantile. L'evoluzione della navigazione negli anni, sul finire dell'Ottocento, conduce ad un incremento delle funzioni del corpo, determinando l'apertura di numerosi uffici. Nel 1910, per ovviare ad un ampliamento di funzioni e ad una conseguente maggiore complessità amministrativa, viene istituito l'Ispettorato Generale delle Capitanerie. La guerra di Libia del 1911-1912, la nascita di industrie e la crescente dipendenza del paese dalle importazioni via mare
dimostrano quanto siano state importanti la funzione dei porti e la progressiva integrazione delle capitanerie nella Marina da guerra. In occasione del coinvolgimento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, il personale viene militarizzato e nel 1923 il corpo è incluso definitivamente nella Regia Marina, assumendo la fisionomia attuale. Durante la guerra le capitanerie prestarono la loro opera nell'organizzazione dei servizi portuali ai fini bellici. In particolare si ricorda il supporto logistico per il salvataggio dell'esercito serbo sconfitto ed il suo traghettamento dalle coste albanesi a quelle pugliesi. Sin dalla fine dell'Ottocento il corpo ha anche avuto parte attiva nella sistemazione delle colonie, creando una rete di uffici in quei territori con una normativa particolare per l'oltremare, rispettosa degli usi locali. Durante il secondo conflitto mondiale, i porti, per il loro valore strategico, sono tra gli obiettivi principali dei bombardamenti nemici sin dall'inizio delle ostilità. Il personale verrà insignito infatti di 186 ricompense al valor militare per azioni eroiche accadute nel corso della guerra. Al termine delle ostilità, per meglio promuovere la ricostruzione dei porti e della flotta mercantile, nel 1946 è istituito il Ministero della Marina Mercantile. Nel 1962, per adempiere ad obblighi internazionali, l'Italia incomincia a costituire un'organizzazione dedicata al soccorso in mare, dotando le capitanerie dei primi mezzi nautici idonei. Negli anni 60 e 70 inizia un vigoroso sviluppo delle attività produttive ed un conseguente benessere economico, al quale si accompagna la scoperta del mare per attività turistiche e ricreative. Nel 1982 è emanata la legge sulla difesa del mare, che affida al Ministero della Marina Mercantile la tutela delle coste e dell'ambiente marino. Tale legge consente l'incremento delle attività delle capitanerie, dotate di nuovi mezzi nautici ed aerei, tanto che con decreto interministeriale 8 giugno 1989 i reparti operativi verranno identificati come guardia costiera. Nel 1990 e nel 1991 vengono rideterminati gli organici del corpo e nel 1994 l'Ispettorato Generale viene costituito in Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, attualmente retto dall'ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano. Oggi l'organico delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera consta di 11.000 uomini e donne, distribuiti nell'ambito di una struttura territoriale capillare, con oltre 300 sedi sul territorio e più di 400 mezzi navali ed aerei necessari per operare nell'ambito dei 500.000 chilometri quadrati di area marittima di competenza per la ricerca e soccorso in mare. Il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera svolge prevalentemente compiti relativi agli usi civili del mare ed è collocato funzionalmente ed organizzativamente nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale si riconducono i compiti istituzionali relativi alla funzione della sicurezza della navigazione. Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze. Quale corpo della Marina Militare esercita in regime di concorso funzioni di ordine militare stabilite dalla legge. Le capitanerie, con la componente operative di guardia costiera, garantiscono il soccorso in mare in qualsiasi condizione, anche estrema. Tra le competenze si annoverano la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, la tutela dell'ambiente marino, l'attività di vigilanza sull'intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale per la nutrizione del pianeta, nonché le ispezioni sul naviglio nazionale mercantile da pesca e da diporto. A supporto di tutte le attività istituzionali, il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera,
si è dotato di apparati ad alta tecnologia per il monitoraggio del traffico mercantile e da pesca, distribuiti nei diversi centri di controllo lungo le coste nazionali. In questi anni sono stati anche portati a termine i programmi di potenziamento della componente aeronavale del Corpo. Questi opera con la forza dell'impegno che, oggi come allora, consacra la vera essenza e la spiritualità dell'Animus che da 150 anni ne sorregge e illumina la storia. Bene, abbiamo sentito lo speakeraggio, il racconto, diciamo così, un po' della storia, partendo dal lontano 1865 fino ad arrivare ai giorni nostri. Angelo, io vorrei dare anche due dati prima che fanno inizino. Fanno ingresso, ecco, sul logo della cerimonia la banda musicale della Marina Militare e la compagnia d'onore del Corpo delle Capitanerie di Porto. Bene, io darei un attimino la parola all'ammiraglio Piccolo. Dove ci troviamo? Forte Michelangelo, cosa rappresenta? Prego, ammiraglio. Dunque, questa struttura, meglio conosciuta come Fortezza Giulia, nasce nel 1508, ha già compiuto 500 anni, è più anziana del Corpo sicuramente. Con vicende belliche era stata bombardata, e il dopoguerra è stata ricostruita e in questa sede è stata impiegata dal Corpo delle Capitanerie, dalla Capitaneria di Porto, Direzione Marittima di Civitavecchia, per le proprie strutture logistiche, per il personale militare, la mensa e quanto altro. In seguito, col passare degli anni, si è ritenuto opportuno in questa sede creare un centro storico, il nostro centro storico, una piccola struttura che ricordasse prima di tutto a noi, ma anche alla popolazione, la storia del Corpo, con piccoli reperti, piccoli ricordi e anche parti che magari le varie capitanerie potevano non considerare importanti e potevano anche essere messe da parte, invece raccolte e portate e valorizzate potevano essere e sono sicuramente un punto di interesse per il Corpo. Ecco, ammiraglio, ma forse merita allora dire che questo museo qui è visitabile. Il capitano di fregata Fabrizio Coche assume il comando dello schieramento. Ecco, c'è un momento importante della cerimonia e noi ne approfittiamo per tornare su questo bel museo che avete allestito qui, che ripercorre appunto i 150 anni di vita del Corpo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. E ci dica, ecco, a chi quest'opera si rivolge, perché di fatto è un'opera sicuramente importante per tutti coloro che vogliono conoscere il Corpo in maniera più approfondita e non solo, forse anche per i giovani che magari fanno ingresso sul luogo della cerimonia appassionarsi, no? Assolutamente. Tengo a precisare che noi non l'abbiamo voluto chiamare museo, ma centro storico, per non duplicare, sarebbe stata una cosa per noi molto le distanze sono notevoli con musei che possono essere quelli della Marina, delle Forze Armate o di altre cose. E di conseguenza l'abbiamo chiamato centro storico perché abbiamo voluto creare una struttura aperta al pubblico assolutamente, aperta ad attività sociali, aperta a convegni, che trattassero sempre comunque di problemi collegati al mare, collegati al corpo. E tenendo anche presente. Allora chiedo scusa per averlo chiamato museo indebitamente. No, assolutamente. Però la solennità è quella. Entrando in queste stanze dove voi avete allestito questo percorso storico del Corpo, devo dire che l'impressione è quella di essere veramente in un museo, in qualcosa di sacro per il Corpo in termini proprio storici. Quindi di fatto lo è. Però siamo stati noi a non volerlo chiamare museo per dargli
un peso diverso, per dargli il peso dello studio, della storia, che può non essere rappresentata anche da reperti, può essere rappresentata da convegni, può essere rappresentata da scambio di idee, tenendo presente, come dicevo in precedenza, che è aperta al pubblico, fanno ingresso ai turisti che a Civitavecchia arrivano. Ecco, in quali orari? Diciamolo, perché magari molti i giovani romani, penso non solo a quelli civitavecchiesi che sicuramente hanno l'opportunità quotidiana di venire qui, ma magari anche chi vuole da Roma venire a scoprire questo luogo, che devo dire merita. Invito veramente tanti giovani a venirlo a scoprire, perché non c'è solo la storia del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ma c'è una storia molto più importante e complessa che merita di essere vista, e non solo attraverso i reperti che avete qui collezionato, ma anche attraverso tutte le varie tabelle informative che avete. La nostra storia. È molto bella, devo dire. No, questo è aperto la mattina dalle 9 e mezza fino alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:30 fino alle 19. In tempi normali. Teniamo presente che purtroppo recentemente abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente, questa è una rocca, di conseguenza la parte architettonica ogni tanto ha bisogno di fare il tagliando, e sicuramente qualche tagliando andrà fatto per evitare ammaloramenti o cose varie che potrebbero compromettere la visibilità e la fruibilità del corpo. Certo. Perciò per ora la fruibilità è in questi orari. Teniamo presente che non solo il centro storico, ma tutto il forte è aperto alla cittadinanza, in particolare nel periodo estivo vengono fatte manifestazioni sotto il patrocinio del comune che richiamano all'interno del forte e di conseguenza anche al nostro centro storico buona parte della cittadinanza di Civitavecchia. Benissimo, grazie ammiraglio Piccolo. Ammiraglio Vignani, abbiamo parlato un po' dei 150 anni di storia che sono sì del corpo, ma che sono in fondo 150 anni della storia d'Italia, qui raccontati attraverso le immagini, attraverso i reperti, attraverso degli scritti che abbiamo prima visto con molto interesse. Vogliamo provare a sintetizzarli in qualche modo, un volo pindarico in favore di chi ci sta seguendo, per far capire bene qual è l'importanza di questa cerimonia. Sì, questi 150 anni di storia in effetti si possono dividere bene in tre periodi di circa 50 anni l'uno. All'inizio lo Stato neocostituito ha bisogno di controllare i porti, anche perché mancano le ferrovie, mancano le strade, non ci sono ancora i veicoli. Lei pensi per esempio a trasferire un carabiniere a Roseto Capospulico in Calabria, che avventura che dovesse essere nel 1865. E allora tutti questi collegamenti erano affidati al mare. Lo Stato unitario si dissangua per tenere delle convenzioni con compagnie private di navigazione che assicurano comunque questi collegamenti, che fanno sosta in tutti questi piccoli porti anche per sbarcare o imbarcare un solo passeggero, una sola lettera. Naturalmente con il tempo l'Italia si industrializza, diventa una potenza industriale, entriamo nel secondo periodo, guerra ottomana per la Libia, prima guerra mondiale, si mostra tutta l'importanza per l'armata navale di disporre del supporto dei porti e delle navi mercantili come supporto per la propria attività operativa. Di qui la necessità di militarizzare il corpo e di inglobarlo nella marina militare. C'è la seconda guerra mondiale, ci sono tutti gli eventi che conosciamo, la ricostruzione. L'Italia che scopre il mare, non basta più controllare la navigazione, bisogna controllare ciascuno degli 8.000 km di costa e i 500.000 km di acque marittime antistanti alle nostre coste, sui quali dal 1966 in poi l'Italia ha l'obbligo di prestare il soccorso a chiunque ne abbia bisogno. Quindi si sviluppa il corpo nella direzione della Guardia Costiera, è aiutato dalla legge per la difesa del mare e diventa gradatamente quello che è oggi, quindi un corpo militare dedito principalmente alla tutela del mare, pur continuando a seguire la navigazione, la sicurezza, la pesca e tutto quanto, ma la funzione primaria diventa la sicurezza in mare.
Si va detto che la Guardia Costiera ha una varietà di compiti e una complessità di compiti decisamente insolita per altri corpi dello Stato, dalla cura ambientale alla sicurezza in mare, insomma ne avete veramente per tutti. Ma questo ci dà la possibilità di, in capo al comandante del porto, ai comandanti delle capitanerie, di avere una visione a 360 gradi dei problemi marittimi, non vedere il problema da qui a lì e poi oltre il dito non vedo. E questa forse è la grande forza del corpo, avere una visione e un apprezzamento degli interessi dello Stato e della comunità europea a vastissimo raggio. Senta ammiraglio, proviamo sempre in favore di chi ci sta seguendo qui nella diretta streaming sul sito della Guardia Costiera a descrivere un po' quello che sta accadendo adesso in piazzale. Gli schieramenti si stanno preparando, stanno facendo ingresso, le bandiere, e stiamo vedendo, ecco, adesso in questo momento c'è la bandiera della Marina Mercantile decorata, esatto. Di medaglia d'oro al valor militare per il comportamento tenuto nella Seconda Guerra Mondiale, dove il grosso delle nostre navi furono affondate con 7.100 morti per continuare ad assicurare i rifornimenti d'oltremare. Ecco, e adesso fa ingresso la bandiera della Marina Militare delle Forze Navali, anche questo è un momento importante perché comunque indissolubilmente la Guardia Costiera e la Marina Militare... Assolutamente sì, insomma sono parte integrante, la Guardia Costiera è parte integrante della Marina Militare, pur nella specificità dei propri compiti. Certo. Seguiamo la cerimonia in questo momento. Sul luogo della cerimonia della bandiera della Marina Militare delle Forze Navali, al seguito della quale c'è lo stendardo delle unità navali della Guardia Costiera, inizierà la cerimonia vera e propria, farà a breve inizio sul luogo qui della cerimonia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Professor Graziano Del Rio, e siamo in attesa di questo momento. Gli schieramenti sono pronti ad accoglierlo. Tutto è pronto in questo momento. Schieramento, riposo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Professor Graziano Del Rio, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Onori al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti! Bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali, stendardo delle unità navali della Guardia Costiera, bandiera della Marina Mercantile, banda musicale della Marina Militare, compagnia d'onore e rappresentanza del personale
pronti per la rassegna. Ecco che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, professor Graziano Del Rio, accompagnato dall'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato Maggiore della Marina, e dal comandante in capo del Corpo delle Capitanerie di Porto, Felicio Angrisiano, passano in rassegna gli schieramenti. E come è possibile percepire anche da chi ci sta seguendo la solennità di questo momento e di tutta questa cerimonia? È ovviamente molto forte, perché come abbiamo detto in precedenza sono 150 anni di storia che coinvolgono tanto il Corpo della Guardia Costiera quanto in realtà la nostra storia come italiani, perché è una storia che ha accompagnato tutte le vicende italiane nel suo svolgimento di questi lunghi 150 anni, e la Guardia Costiera c'è sempre stata e c'è ancora ed è soprattutto pronta ad affrontare nuove sfide. Schieramento, riposo! E ci sarà anche, dice giustamente l'ammiraglio Piccolo, che ci sarà ancora, ne siamo certi, perché c'è bisogno di un corpo che vigili sul mare e che soprattutto si occupi di tutte le tante faccende delle quali il Corpo della Guardia Costiera si occupa oggi, non ultima, anzi forse prima fra tutte, proprio la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. Delle unità navali della Guardia Costiera, del diploma di benemerenza in materia ambientale di prima classe e della relativa medaglia d'oro, per il fondamentale e decisivo ruolo assolto dai mezzi navali ed aerei e dai relativi equipaggi del Corpo nella prevenzione e nel contrasto dell'inquinamento marino. Viene data ora lettura del telegramma di Sua Santità una Papa precisazione Francesco. Che ci suggerisce l'ammiraglio Vignani. Allora, come potete vedere, ci sono degli ufficiali che hanno la fascia azzurra e altri no. Bene, quelli con la fascia azzurra sono tutti gli ufficiali del Corpo della Guardia Costiera che oggi festeggiano, gli altri sono tutti gli ufficiali invece ospiti, quindi non degli altri corpi, quindi non appartenenti alla Guardia Costiera. Seguiamo adesso la lettura. Rivolge il suo cordiale e beneaugurante pensiero, esprimendo vivo compiacimento per la quotidiana dedizione alla difesa delle coste della penisola ed in particolare per il generoso intervento in favore di quanti in situazioni drammatiche chiedono aiuto. Sua Santità esorta ad accogliere i fratelli in necessità, sapendo di compiere gesti di alta umanità e di autentica carità cristiana. E mentre chiede di pregare a sostegno del suo universale ministero di successore dell'Apostolo Pietro, invia di cuore al Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Felice Angrisano e dai numerosi uomini e donne che formano il Corpo l'implorata benedizione apostolica, estendendola a tutti i partecipanti alla significativa cerimonia. Schieramento, riposo! Prende la parola il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano. Schieramento, attenti! Comandante, dia pure riposo, grazie. Schieramento, riposo! Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, signor Vice Ministro dell'Interno, onorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, signor Capo di Stato Maggiore della Marina, autorità religiose, civili, militari, gentili ospiti, grazie per la loro partecipazione a questa cerimonia che celebra qui a Civitavecchia, come in questo stesso momento in tutta l'Italia marittima, i 150 anni dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Colgo la loro presenza come testimonianza di apprezzamento, di sostegno,
di affetto, di fiducia. Rendo omaggio alle bandiere della Marina Militare, delle Forze Navali, della Marina Mercantile, allo stendardo delle unità navali del Corpo, delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ai medaglieri della Marina Militare, del Nastro Azzurro. A loro, ai loro valori, mi inchino per testimoniare la solidità del mio credo, la fedeltà alla Repubblica, alle Costituzioni e alle leggi. Rendo ossequio ai gonfaloni delle città di Roma e di Civitavecchia decorati con medaglie al valor militare. Mi inchino dinanzi ai caduti nell'adempimento del dovere. Alle associazioni combattentistiche Dharma e Lanmi rendo omaggio. Mi inginocchio con assoluta commozione davanti alle croci del personale del corpo, il cui sacrificio onora quei valori per cui hanno immolato la loro vita. Testimonio la vicinanza e l'affetto dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti. Un grazie deferente al ministro Delrio, sempre attento alle esigenze delle capitanerie di porto, il quale anche attraverso il piano strategico nazionale della portualità e della logistica ha voluto valorizzare l'insostituibile ruolo dei comandanti di porto. Grazie ancora, signor Ministro. Ringrazio i capi di Stato Maggiore della Marina, i cui insegnamenti, consacrati degli ideali di patria e onore, hanno sempre ispirato il mio quotidiano agire. Sono certo che la consapevolezza dell'onere e del peso delle responsabilità affidate a chi è chiamato a garantire dignità di ruolo e rispetto di funzioni permetterà di cogliere appieno e di apprezzare poi, alla luce dell'onestà del vero, le linee di azione di comando adottato del culto della lealtà, sempre offerta ai ministri di riferimento e con pari dignità e valenza alla Forza Armata. Nell'abbraccio all'ammiraglio Luigi Romani, decano dei comandanti generali del Corpo, unisco i miei predecessori, per me maestri che hanno scritto con la forza del loro esempio le pagine della nostra storia. A loro, come agli 11.000 donne e uomini del Corpo e a quanti ne hanno fatto parte, va il mio grato affetto. Permettetemi un abbraccio fraterno all'ammiraglio De Luca, alla sua volontà, al suo coraggio. Il mio sincero ringraziamento al Presidente della Rota Portuale di Civitavecchia, al quale assicuro, anche della sua carica di Presidente di Assoporti, il comune condiviso impegno per il bene della portualità nazionale, che per essere maggiormente competitiva si rivolge verso più ampio territorio portuale, recuperando spazi inutilizzati ad essi sottratti. Da oggi più di 150 strade, piazze, banchine portuali intitolate alle capitanerie di porto, guardia costiera, testimoniano il legame che salda il territorio marittimo al corpo. La forza dell'impegno, motto dei 150 anni del corpo, è espressione della presenza capillare degli uffici marittimi lungo tutto il litorale nei laghi maggiori, presupposto di efficienza ed economicità dell'operare. 150 anni di vita, di tradizione, di cultura, di professionalità, vissuti a fianco dell'armamento nazionale e da quello estero, rappresentato con assoluta professionalità dagli agenti marittimi raccomandatari. 150 anni di storia, quella storia che mi consegna oggi il privilegio di testimoniare il glorioso traguardo, inizio di un avvenire sicuramente prestigioso perché sorretto dallo spessore della qualità dei suoi uomini. 150 anni di un'istituzione concepita all'indomani dell'Unità d'Italia, ma che recava già allora prospettive moderne di sviluppo verso le esigenze del mondo produttivo marittimo e portuale. Un corpo nato con la sua propria identità, con la propria specialità funzionale ad una missione precisa e ben definita rivolta ai settori dell'economia del mare, i porti, il trasporto marittimo, la sicurezza, la navigazione marittima e portuale, l'ecosistema marino. Il gigantismo navale, poi, l'inadeguatezza delle infrastrutture portuali, le stanze di crescita economica e le esigenze di tutela trovano nell'autorità marittima, anello capotesta del sistema marittimo trasportistico e della logistica, la sola istituzione legittimata e capace di trasformare con l'ausilio indispensabile i servizi tecnico-nautici contrapposti interessi in fattori produttivi e valori di sviluppo. Se a ciò si aggiunge la tutela del demanio marittimo,
del litorale costiero e delle risorse ittiche si realizza sul territorio attraverso il ruolo delle autorità marittime, quel Ministero del Mare che l'utenza invoca e sostiene. Macromodello organizzativo che associa ai tradizionali compiti tecnici e amministrativi funzioni operative di controllo, teso non solo a mettere fine a comportamenti illeciti, ma anche e soprattutto ad educare alla legalità, alla fiducia nelle istituzioni. Ne testimonianza il progetto Campi Giovani Estivi, che sotto legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri negli ultimi anni ha permesso a più di 6.000 ragazzi di conoscere il servizio offerto dalla Guardia Costiera e di apprezzarne il lavoro dei suoi uomini. Di ciò dà attuale contezza l'esposizione universale Expo 2015, il cui fine, nutrire il pianeta, esalta l'opera delle Guardie Costiere, che attraverso la tutela delle specie ittiche ne assicura con la propria quotidiana azione la conservazione per le future generazioni. La salvaguardia degli usi civili e produttivi del mare trova nella cultura del lavoro, nella specialità, nella mirata preparazione del personale, disciplina, controllo, regolamentazione e soprattutto tutela. Lavoro che è valorato e difeso con impegno e produttività, anche attraverso l'azione della rappresentanza militare. Ai suoi componenti rivolgo il mio grato pensiero. In un momento in cui tanto si parla di riforma della pubblica amministrazione, offro testimonianza di verità nel citare i compiti che il Corpo deve assicurare. Il Corpo deve assicurare e che non trovano nell'ordinamento omologhi soggetti istituzionali chiamati a garantire, peraltro con poca spesa, in via primaria ed assoluta, il soddisfacimento dei bisogni, anche quelli imprevedibili, della collettività nautico-marittima. Quando il bisogno è impellente, tanto più la risposta richiesta al Corpo deve essere tempestiva, efficace. Il bisogno non può ammettere ritardi. Sicurezza, navigazione e trasporto marittimo, governance delle attività marittime e portuali in 310 realtà nazionali, salvaguardia della vita umana in mare, di porto nautico, attività di polizia giudiziaria. Settori caratterizzati dalla specialità e dall'unicità della disciplina che trovano nel codice navigazione prima e nelle leggi marittime dopo garanzie di integrata sistematicità. Già nel 1942 venivano colti quei valori di moderna civiltà giuridica, capace di integrarsi con il diritto internazionale verso uno sviluppo progressivo in grado di accogliere e valorizzare i medesimi principi, le medesime regole. Per talune di queste attività operative la legge prevede il contributo tecnico di altre amministrazioni e di privati per il miglior perseguimento del fine cui la funzione stessa tende. Ciò è in linea col concetto più obiettivo di coordinamento, affidato esclusivamente alla responsabilità di chi è titolare, per legge, della relativa funzione. Nel ricorso ad una sola norma, non supportata peraltro da alcuna esigenza concreta che la traduca in buon diritto, può compromettere l'efficacia di un validato impianto dispositivo maturato nel corso degli anni e che sorregge la storia e la cultura del nostro Paese. L'ordinamento, affidando la responsabilità del dover fare, ne fissa il preciso perimetro di applicazione che per equilibrio istituzionale, costituzionalmente tutelato, non ammette travalicazioni e quindi evita sovrapposizioni e duplicazioni funzionali. Neppure la suggestiva invocazione al contenimento della spesa pubblica strumentalizzata nell'attuale momento di vita del Paese può legittimare condotte che invece mirano, in nome di inesistenti duplicazioni, ad acquisire nuove competenze o peggio a governarle. Il governo di funzioni, di chi non è legittimato ma ed incide per il Corpo soprattutto sull'esercizio delle attività di polizia giudiziaria che il personale è chiamato a svolgere. Attività che per il valore del bene giuridico protetto non possono essere oggetto di limitazioni o di gerarchizzazioni. Contenimento della spesa già praticato per il Corpo, che oggi costa poco meno di 60 milioni di euro l'anno per spese di funzionamento, a fronte di servizi essenziali e incomprimibili assicurati 365 giorni l'anno nell'arco delle 24 ore, per rispondere alla prontezza e tempestività alle emergenze in mare, non solo nel mare territoriale, per garantire l'operatività dei porti con 700.000 movimenti di nave l'anno, per assicurare attraverso i sistemi WTMS,
PAMIS single window affidati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestiti dal Corpo, anche lo snellimento e la semplificazione di pratiche amministrative. Si è potuto così procedere, in sintonia con l'Agenzia delle Dogane, allo sdoganamento in mare di merci containerizzate, anche con 72 ore di anticipo sull'arrivo della nave in porto. Il successo del servizio, che si traduce in economia reale per il Paese, ha portato all'incremento del 35% dei volumi di merci movimentate e trova il suo entusiastico elemento nel pregio nell'aver operato a norme e spazi portuali invariati. L'apertura al pubblico anche degli uffici amministrativi nei fine settimana nelle maggiori aree turistico-balneari del Paese, incluso il Comando Generale, garantisce prestazioni, assistenza e vicinanza all'utenza. Un modello che è realtà di efficienza, economicità e qualità dei servizi, da seguire per il rilancio del Paese, in perfetta sintonia con la linea politica del Governo. È questa l'Italia che piace agli italiani. A dare concreta contezza di ciò che ho affermato e di richiamare le oltre mezzo milione di persone salvate dal 91 ad oggi, non solo migranti, offro alcuni dati. 24.000 chiamate al numero di emergenza, 35.000 accertamenti di polizia per violazione di leggi marittime, 136.000 controlli in materia di pesca, 12.000 certificati rilasciati al naviglio di bandiera per non essere escluso dal mercato dello shipping mondiale, 55.000 controlli al naviglio estero, 174 carrette del mare pericolose per l'ambiente sono state fermate, 106.000 ispezioni ambientali, 19.000 interventi reali e 331 operazioni di lotta all'inquinamento, 238.622 ispezioni demaniali, sono preciso perché c'è stato un incremento voluto per espressa direttiva del signor Ministro, 104 piani di security portuale approvati, 737 certificati di ship sei chiusi lasciati dall'autorità marittima, autorità designata, espressione dello stesso Ministero. Mi chiedo ora se, a luce di quanto offerto, espressioni di attività concrete si possa ancora sostenere l'esistenza di duplicazioni o di sovrapposizioni da eliminare. Il Corpo non è contrario al cambiamento, frutto di analisi, dibattiti, di programmi, ma non può tacere per dignità la propria difficoltà a comprendere iniziative che peraltro già contrarie a già flessibili principi dell'ordinamento ne vorrebbero confinare la storia. Né a tal fine può costituire presupposto la scarsa responsabilità attribuita al suo vertice per legittime iniziative tese per il ripristino del grado apicale del Corpo. Un Corpo che chiede di continuare ad operare secondo i principi di quella lealtà che invece è fatta passare per spinta autonomista. Nessuna pressione anima l'azione del Corpo delle Capitanie di Porto, Guardia Costiera, che è maggiormente vincolato dalle dipendenze di più dicasteri, i quali ne orientano e indirizzano con precise direttive l'azione verso obiettivi rigorosamente determinati. Ne valuto l'impegno e quindi i risultati. Lealtà, rispetto per la persona, per il lavoro altrui, spirito di servizio ed umanità, qualità morali dell'abnegazione che il Santo Padre prima e l'Unione Europea dopo con la Guardia Costiera tra i giusti del mondo hanno riconosciuto al personale delle cabine di porto per merito, professionale, coraggio, gesto, altruismo. Questo lo devo ai meravigliosi donne ed uomini del Corpo, agli equipaggi delle unità navali e della componente aerea che quest'anno compie i primi 25 anni di attività e alle loro splendide famiglie. Ringrazio chi nel recentissimo passato ha permesso di rinsaldare il Corpo, donandogli nuovo vigore, nuovi stimoli, maggiore consapevolezza della propria identità, rafforzando lo spirito di Corpo, o meglio, lo spirito unitario del Corpo. Tanto che posso affermare oggi, più che ieri, che da comandante, voltandomi indietro, vedo più coesi che mai, 11.000 donne ed uomini seguire la mia azione di comando. Ed ora, prima di concludere, invoco per il tramite dell'indulgenza di Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Santo Marcellò, ordinario militare per l'Italia, l'amorevole aiuto del Signore, finché sorregga e guidi il Corpo delle Capitanie di Porto, Guardia Costiera, il suo personale, nella costante opera a favore dei bisogni della collettività marittimo-portuale.
così sia. Viva le capitanerie di porto, viva la Marina Militare Italiana, viva l'Italia. Siamo ancora collegati da Forte Michelangelo, ha terminato ora di parlare il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Felicio Angrisano. Continuano degli applausi di militari, civili. In questo momento dovrebbe prendere a breve la parola il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. Prendo ora la parola il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Ascoltiamo il discorso dell'ammiraglio De Giorgi. Attenti! Riposo, riposo. Schieramento, riposo. Mentre porgo il saluto della Marina Militare e mio personale al signor Ministro dei Trasporti, alle autorità politiche, religiose e militari, desidero subito esprimere all'ammiraglio Angrisano e a tutto il Corpo delle Capitanerie di Porto il mio grato apprezzamento per l'attività, la competenza, la capacità e il senso del dovere dimostrati dalle Capitanerie della Marina Militare nei 150 anni di vita del Corpo. Perfettamente consapevole delle non poche e non lievi difficoltà che quotidianamente a tutti i livelli dovete affrontare e superare per assicurare con tempestività la vostra opera, mi fa piacere dare atto a voi ufficiali, sottufficiali, graduati e marinai delle Capitanerie di Porto della dedizione con cui sempre avete assolto il vostro compito e manifestare la mia convinzione che i lusinghieri risultati conseguiti nei molteplici campi della vostra attività sono la più chiara dimostrazione della sua capacità e della sua vitalità per almeno altri 150 anni di storia. In questi 150 anni di vita che ora si concludono, sono state attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto, proprio in virtù dei meriti man mano acquisiti, responsabilità sempre più estese e impegnative, che hanno permesso a questa componente della Marina Militare di operare con pieno successo in settori sempre più diversificati, ma sempre delicati ed importanti. Dalla sua nascita nel 1865, il Corpo fu posto alle dipendenze del Ministero della Marina, all'epoca competente anche per la Marina Mercantile. Seguirono vari aggiustamenti ordinativi, finché nel 1938, in occasione della riorganizzazione complessiva e del potenziamento della Marina, l'Ispettorato Generale, creato nel 1910, fu soppresso e in sua vece fu istituito il Comando Generale delle Capitanerie di Porto retto da un ammiraglio di Stato Maggiore. Nel dopoguerra, a seguito del ridimensionamento della Marina, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto lasciò il posto a un Ispettore Generale, al cui comando fu preposto l'ufficiale ispettore più anziano appartenente ai ruoli dello stesso Corpo, che rimanendo organicamente interno alla Marina acquisì dipendenza funzionale per gli aspetti amministrativi e tecnici dei porti del neocostituito Ministero della Marina Mercantile. Lo sviluppo e la storia del Corpo sono stati detti nel dettaglio dallo speaker che ha preceduto. Voglio sottolineare alcuni passaggi che sono importanti per evidenziare come il Corpo abbia mutato progressivamente, ampliato le sue potenzialità al servizio della nazione. Nell'82 l'importante legge sulla difesa del mare e viene affidato alle Capitanerie di Porto il servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e prevenzione per il controllo degli inquinamenti del mare. La vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese la pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare, rimase a quel tempo di competenza della Marina. L'89 è l'anno in cui
compare per la prima volta la denominazione di Guardia Costiera e si riferisce ai reparti del Corpo delle Capitanerie che svolgono compiti tecnico-operativi in materia di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia. E qui fu fatta una scelta lungimirante di accentrare il comando di questi mezzi all'Ispettorato Generale del Corpo stesso. Nel 91 viene fatto un altro passo importante che si riferisce al potenziamento degli organici del personale militare, che salgono da quello che era tradizionalmente il numero di 5.000 uomini, 4.000 uomini degli anni, fino agli anni 90, a 10.000, oggi ormai 11.000 uomini, di cui circa 20 sono gli ammiragli che equipaggiano il corpo per le direzioni del medesimo nelle varie articolazioni. Qui il passaggio è significativo, perché prima gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie erano appunto gli unici specialisti del settore, mentre per gli sottufficiali in gran parte venivano forniti dagli altri, soprattutto dal corpo, diciamo, degli equipaggi della Marina Militare. Questo per motivi di economicità. Serviva lo specialista, ma il motorista poteva essere quello che apparteneva al resto della Forza Armata. Nel 94 si perde, diciamo, vengono, non sono più i comandanti di porto, gli ufficiali, ma si attiva, diciamo, l'autorità portuale. Perdiamo il demanio marittimo che passa alle regioni, ma nell'84, con la legge 84, però l'Ispettorato Generale fu elevato a comando generale, retto appunto da un comandante generale, espressione del corpo. Si tratta questo di un periodo importante di rilancio del corpo, anche in termini di mezzi. Vengono acquisiti mezzi sempre più importanti. Sempre più si espandono le capacità che vanno nel settore aereo, nell'alto mare, nel settore navale. Il corpo però ha mantenuto la sua complementarità col resto della Forza Armata d'appartenenza. Certo non più come era agli inizi, fino al 91, ma comunque rimane certamente una complementarità che discende soprattutto dalle esigenze e dagli scenari. Quello che non è cambiato è che le capitanerie di porto fanno tuttora parte integrante della Marina Militare. Dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Marina sotto il profilo organico, disciplinare, della formazione e per i compiti militari, mentre per i compiti non militari dipendono dal Ministero dei Trasporti, dalle politiche agricole e dall'ambiente e da altri ministeri. E non mi dilungo su questo aspetto perché già è stato coperto dal Comandante Generale. Il Capo di Stato Maggiore della Marina è il Comandante di Corpo del Comandante Generale ed esercita su di lui le prerogative previste dal Codice dell'Ordinamento Militare. Le sedi periferiche dipendono disciplinarmente per i compiti militari dai comandi marittimi e i comandi marittimi hanno potestà disciplinare e compilano la documentazione caratteristica dei titolari delle direzioni marittime delle CP. Questo per dire, molto semplicemente, che le capitanerie di porto sono uno dei pilastri fondamentali della Marina Militare e della capacità marittima nazionale. E quindi quando io sento parlare qualcuno che teme che la Marina Militare possa mangiare le capitanerie di porto, possa divorarle, mi sembra di sentire come esempio quello di un genitore che possa mangiare il figlio. Ma come si fa a mangiare uno delle proprie arti? Che cosa rimarrebbe della capacità marittima nazionale se qualcuno davvero pensasse di annullare le capitanerie di porto? Certamente non la Marina Militare e credo che nessuno abbia in mente uno scenario di questo genere. È anche per questo che la Marina Militare ha investito molto nella selezione, nel reclutamento e nella formazione del personale attraverso i propri istituti, provvedendo anche a tutti gli aspetti correlati allo stato giuridico, all'avanzamento, alla disciplina, nonché agli aspetti sanitari, all'amministrazione dei capitoli stipendiali e all'approvvigionamento del vestiario. Anche l'avanzamento in carriera avviene, così come avviene per gli altri ufficiali, sottufficiali graduati della Marina, tramite commissioni di avanzamento presiedute da ammiragli dello Stato Maggiore della Marina. Quali sono i compiti militari del Corpo delle Capitanerie? Di questo raramente si parla, ma sono molto importanti e la Marina Militare sempre più farà affidamento su queste capacità, anche in relazione al fatto che la Marina Militare di qui al 2025 da 36.000 uomini scenderà a 25.000. Questi compiti sono concorrere alla difesa marittima e costiera,
ai servizi ausiliari e logistici della Forza Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare. Presiedere i consigli di leva marittima, tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato e compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza Armata. Assicurare la difesa dello Stato mediante la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare, e Dio solo sa come in questi tempi questi compiti siano sempre più attuali. Il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera, il supporto logistico alle forze navali nazionali e NATO nei sorgitori dove non è presente un'autorità della Marina Militare. Partecipa, mediante la partecipazione inserita in dispositivi della Marina Militare, a missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti attraverso il controllo e l'ispezione di unità mercantili. Altro aspetto di cui si parla poco, ma che invece è importante, lo vedo sempre più importante anche in futuro, operazioni di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi in paesi terzi. Dispositivi navali di sorveglianza delle coste e delle acque interne di paesi terzi a seguito di accordi internazionali. Personalmente ho vissuto un'esperienza di un gruppo navale che ha visto la partecipazione di una nave delle Capitanerie di Porto durante le operazioni Leonte in Libano, dove il contributo di questa nave non era solamente afferente al controllo dello spazio marittimo in costiero, sotto costa, ma anche importantissimo quello di aiutare il governo del Libano a verificare la situazione dal punto di vista ambientale vicino delle grandi centrali elettriche che erano state colpite e quindi inquinavano. I compiti non militari del corpo, non mi soffermo, ripeto, su questi, ma sono fondamentali per la nazione, sicurezza della navigazione in primo luogo, e tutti sappiamo quanto questo sia attuale, e la nave motonave Concordia, per esempio, fa riflettere e ci fa capire, anche se non fossimo esperti, quanto attuale sia questo compito che hanno le Capitanerie di Porto. E l'altro aspetto riguarda anche, diciamo, la sicurezza dei porti, e anche qui c'è veramente materia per impegnarci, perché insomma basta ricordare la tragedia diciamo di Genova con il crollo della torre dei piloti che ha visto dei caduti proprio del corpo coinvolti in quella tragico evento. Il controllo sulla pesca marittima, altro settore vitale, basti pensare ad un uso problema delle spadare ancora non risolto. Si tratta quindi di un insieme di compiti e di capacità che, insieme alle altre attività condotte dalle altre componenti della Marina, dalla Guardia di Finanza, dalle altre amministrazioni dello Stato che operano in mare, costituiscono quella che noi possiamo chiamare la capacità marittima nazionale. In questi anni la struttura della Capitaneria di Porto si è evoluta profondamente, aumentando le potenzialità in maniera importante. A Roma vi è un comando generale in cui operano 770 militari, di cui 11 ammiragli, è ubicato a Roma e fornisce il suo supporto, soprattutto ovviamente al Ministero dei Trasporti, ma non solo. È stata creata una grande centrale operativa presso il comando generale e vi è un reparto ambiente marittimo attestato al Ministero dell'Ambiente. La struttura periferica ha raggiunto i 7.500 militari e articolato in 310 sedi. È stata realizzata un'importante rete radar costiera autonoma che affianca quella della Marina e della Guardia di Finanza. Basi aeree sono state create per allungare il braccio operativo delle capitanerie. Due di queste sono peraltro vicine alle basi equivalenti della Marina Militare. E quindi li conosciamo bene, conosciamo la loro professionalità che assolutamente ammiro, essendo io peraltro pilota di marina. La forza dei mezzi è ormai di 334 mezzi nautici, dislocati in 113 porti della penisola e delle isole. Il corpo dispone anche di due grandi unità navali di 95 metri, quattro grandi pattugliatori d'altura, una nave soccorso d'altura e una barca a vela scuola di 20 metri in costruzione. Si tratta quindi di un ampliamento delle professionalità estremamente importante per il corpo, che unisce e avvicina
se vogliamo, alle capacità e professionalità simili, almeno per gli aspetti basici, a quelli posseduti dal corpo degli equipaggi di Marina Militare e degli ufficiali dei corpi dello Stato Maggiore del Genio Navale. Nel tempo quindi si è assistito, nella crescita dimensionale del corpo, a un processo di affiancamento di capacità e di professionalità rispetto a quello che era l'assetto in vigore nei primi 120 anni della storia delle capitanerie, che vedeva essenzialmente in una totale complementarità la soluzione ritenuta a quei tempi ottimale per rispondere alle esigenze di sicurezza marittima in tutte le sue accezioni, senza duplicazioni di mezzi e di professionalità. Però la complementarità con le altre componenti della Marina si è confermata indispensabile e necessaria, come hanno dimostrato l'emergenza del Norman Atlantic, che ha visto l'intervento della nave anfibia San Giorgio in qualità di comandante della scena d'azione e di base aerea galleggiante, del caccia della PEN, degli elicotteri della Marina e della centrale operativa principale della Marina per risolvere un soccorso navale potenzialmente disastroso. La stessa operazione Mare Nostrum, durata circa un anno, e l'attuale operazione Mare Sicuro hanno avuto la stessa connotazione. E cioè connotazione di complementarità che non ha voluto togliere in nessun modo e non pensa in nessun modo che possa essere ritenuta una sottrazione dell'autorità delle capitanerie di porto per quello che riguarda il coordinamento dei soccorsi in mare. Ma certamente un approccio costo-efficacia molto importante per consentire appunto al Paese di dotarsi di uno strumento e di avere uno strumento che sia polivalente e potente. Nelle attività di controllo dei flussi migratori, dall'inizio di Mare Nostrum ad oggi, i mezzi della Capitaneria di Porto, quindi oltre al coordinamento, i mezzi delle Capitanerie di Porto hanno messo in salvo ben 61.000 persone, che si aggiungono alle 118.251 persone messe in salvo dalle altre componenti della Marina. Quindi la somma dei due numeri fa capire come questo binomio abbia effettivamente avuto un'efficacia straordinaria. L'integrazione operativa e la complementarità di mezzi è inevitabilmente destinata a rafforzarsi, così come l'interoperabilità, la più piena possibile di mezzi, quella delle procedure e la comunanza tecnico-logistica. Certamente oggi è difficile immaginare di acquisire elicotteri che non siano gli stessi di quelli della Marina Militare, che non possano rifornirsi a bordo delle navi o che non abbiano i rotori pieghevoli per andare negli hangar delle navi. Certamente oggi avremmo un approccio sicuramente diverso. Basta pensare alla situazione geostrategica con cui ci confrontiamo già oggi e le sue possibili evoluzioni. Pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare che durante un soccorso mezzi della nostra capitaneria sarebbero stati minacciati con l'uso di armi. Sarebbe stato assai improbabile che mezzi delle CP intervenissero al di fuori dell'area di responsabilità SAR italiana fino al limitare delle acque territoriali libiche. L'evoluzione della minaccia in mare evidenzia come sempre più difficile sia distinguere fra safety e security, per usare un termine inglese, un inglesismo, e come l'approccio per le operazioni marittime non potrà che essere sempre più integrato. Ma questa evoluzione dello scenario pone sì una sfida per tutti noi che rappresentiamo l'asse portante della capacità marittima nazionale, ma non è necessariamente una minaccia, certamente non all'identità e alla specificità delle capitanerie, il cui destino continuerà a dipendere dalla capacità dei suoi uomini e delle sue donne di servire la nazione in pace e in combattimento, al pari degli altri corpi della Marina Militare, cui tanta gloria e onore hanno portato e continuano a portare ogni giorno, come è testimoniato dalle oltre 9 medaglie d'argento, 27 di bronzo al valore concesso per atti di guerra, e alle innumerevoli e importantissime onorificenze e riconoscimenti tributati da tutte le amministrazioni dello Stato. Ringrazio l'ammiraglio Angrisano per l'impegno del personale delle Capitanerie di Porto a sempre meglio operare. Sono certo che gli uomini e le donne delle Capitanerie sapranno mantenere e, come nel passato, essere all'altezza del prestigio di cui meritatamente godono. E in questa ricorrenza voglio dirvi che la Marina per prima intende salvaguardare le Capitanerie di Porto. Noi per primi vi consideriamo fratelli marinai. Sappiatelo, abbiate fiducia nella vostra Forza Armata. In questa lieta ricorrenza, così carica di ideali,
rivolgo il mio pensiero di tutti noi, ai gloriosi caduti del corpo immolatesi per la patria, e a nome dei marinai d'Italia e mio, formulo l'augurio di sempre maggiori successi e fortune per il corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare. Viva le Capitanerie di Porto, viva la Marina, viva l'Italia! Abbiamo appena sentito il discorso del Capo di Stato Maggiore della Marina. Prende la parola. E adesso è la volta del Ministro del Rio. Schieramento, attenti! Dia pure il riposo, comandante, grazie. Schieramento, riposo! Porgo innanzitutto un saluto a tutti gli onorevoli rappresentanti del Parlamento, alle autorità civili e militari, alle autorità religiose, alle autorità di governo, di governi presenti e anche di governi passati. Mi fa particolarmente piacere vedere oggi tanti ex ministri, tante persone dei governi passati che dimostrano con la loro presenza un affetto particolare al corpo delle Capitanerie di Porto. E ovviamente saluto cordialmente con affetto il signor Capo di Stato Maggiore della Marina e ovviamente l'ammiraglio Angrisano, prima di tutto perché è stato in questi mesi d'inizio del mio lavoro sempre presente, attivo, disponibile, e credo che la presenza di tutti noi oggi qui è la migliore testimonianza della considerazione che le Capitanerie si sono guadagnate nel tempo con il loro preziosissimo operato e anche dell'affetto che lega il corpo all'intero paese. Diamo omaggio anche alla città di Civitavecchia, alla sua storia, alla sua tradizione marittima, che ha conquistato importanti posizioni nel panorama marittimo nazionale e internazionale e che oggi a pieno titolo entra a far parte della storia delle Capitanerie di Porto. E ringraziamo di cuore il Presidente della Repubblica che mi ha voluto raggiungere con una telefonata poche ore fa e che ha mandato un messaggio con parole di vivo apprezzamento per il lavoro, la dedizione, il sacrificio che gli uomini e le donne delle Capitanerie di Porto stanno dimostrando in un frangente così impegnativo del nostro Paese. Condividiamo oggi qui l'emozione di una storia lunga 150 anni, una ricchezza di esperienza, di fatti compiuti e di risultati, un grande attaccamento all'Italia, alle sue istituzioni e a quella patria che rispetto a 150 anni fa è incarnata in modo diverso oggi. Oggi è l'Italia della Repubblica e della democrazia, l'Italia dei cittadini e delle cittadine, una nazione europea che vede nella sua posizione nel cuore del Mediterraneo un destino di sviluppo, di crescita e di dialogo. La storia scritta giorno per giorno dalle donne e dagli uomini delle Capitanerie di Porto racconta una grande capacità di interagire con la patria, con una patria che continua oltre la fine della terra, in acqua e sull'acqua. Noi siamo Italia anche in mare e lì vive, lavora, viaggia, trasporta persone e merci, gode della bellezza del paese, dei suoi fondali e delle sue coste. Anche il mare, quindi, è il luogo dei diritti e dei doveri e del rispetto della convivenza. Anche il mare, grazie alla vostra azione, è il luogo in cui la nostra Repubblica si invera. È il luogo della sicurezza e del rischio, della natura e dell'intervento dell'uomo. È il luogo, purtroppo, della morte, ma è anche il luogo della vita. È in questo difficile contesto che agiscono le Capitanerie di Porto, in relazione coordinata con le altre forze che operano in mare e sulle coste, tutte accomunate dallo stesso spirito di servizio e dalla capacità di lavorare insieme ad obiettivi comuni incardinati nella nostra Repubblica. E noi, come rappresentanti delle istituzioni, siamo veramente grati a tutti voi, alla vostra collaborazione. Per previsione di legge il corpo appartiene pienamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non solo sotto il profilo funzionale, ma sotto il piano organizzativo in termini di bilancio, e per la vastità di competenze afferisce altresì al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Politiche Agricole e della Tutela del Mare.
Le capitanerie di porto svolgono quindi con tenace e appassionato impegno un ruolo determinante al servizio prima di tutto dell'intera comunità marittima. E do testimonianza del rapporto che lega il corpo al nostro ministero, fatto di numerosissimi quotidiani contatti, rapporto che parte da lontano ed è radicato, consolidato, sin da quando il dicastero ha assorbito le funzioni riconducibili alla responsabilità politica ed istituzionale di quello che ab origine era il Ministero della Marina Mercantile. La sala operativa del Comando Generale Ammiraglio Angrisano, dove ci siamo recentemente incontrati, è lo specchio della complessità e della vastità del vostro intervento, che quando è necessario per salvare vite, sa guardare anche oltre i quasi 500.000 chilometri quadrati di responsabilità SAR. Dal compito quotidiano di soccorso, di controllo, di assistenza alla nostra economia del mare, a quello diventato purtroppo anch'esso quotidiano, di salvataggio delle migliaia di disperati che attraversano il Mediterraneo alla ricerca di condizioni di vita migliori. Tutto questo è, si legge in un'unica mappa. È un compito gravoso, ma coronato da risultati che hanno accresciuto la stima del Paese a livello internazionale e il senso di fiducia dei cittadini e delle cittadine italiane nei vostri confronti, e di questo permettetemi di essere orgoglioso. Questi compiti istituzionali che vogliamo ricordare svolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto coerentemente con gli obiettivi e con le risorse assegnate dal Ministero sono compiti amministrativi portanti della vita marittima e portuale del Paese, oltre ovviamente alle materie di tutela ambientale e costiero e di protezione delle risorse ittiche e biologiche e che consentono di garantire l'ordinato svolgimento di tutte le attività che hanno nel mare l'unico comune denominatore. Allora il comando dei porti, primo anello della catena logistica, in cui il corpo con funzioni di autorità marittima è il soggetto istituzionale facilitatore dei processi economici legati ai cicli produttivi nei porti. Ha quindi il compito di accompagnare il rilancio del sistema portuale italiano nel più ampio contesto delle iniziative di rafforzamento della competitività e di modernizzazione che abbiamo inserito nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio. Questo piano, senza la vostra collaborazione, Ammiraglio Angrisano, non sarebbe possibile attuarlo in nessun modo. Un piano che vuole rafforzare l'organizzazione e la consapevolezza politica del sistema mare, non come qualcosa che riguarda solo lo sguardo verso il mare, ma che guarda all'interno anche del nostro Paese, agli interporti, ai distretti produttivi. Un sistema mare che sia una forza propulsiva di tutto il nostro sistema economico, sociale e produttivo, che può fare e vuole fare degli investimenti previsti nei porti una leva di potenziamento di tutta la penisola, la nostra penisola che si estende nel mare come un grande molo. E oltre a questo compito nei porti, anche lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, dalla sicurezza della navigazione dei trasporti alla formazione e certificazione del personale marittimo, e poi ancora le funzioni di polizia marittima e polizia giudiziaria in mare, sulle navi, nei porti e sul demanio marittimo. Infine, non da ultimo, lo svolgimento di funzioni operative di protezione dell'ambiente, come abbiamo detto, e di ricerca e soccorso della vita umana in mare. Da questo punto di vista voglio garantire agli uomini e alle donne della Capitaneria di Porto che tutti gli operatori portuali sono a loro vicini e sono qui con noi oggi ad esprimere il loro vivo, vivissimo ringraziamento e la loro fiducia nella vostra presenza costante anche nei prossimi anni. In questo contesto vorrei fare a mo' di esempio il punto sull'operazione Mare Sicuro, a cui fa riferimento il numero 1530, per garantire sicurezza e legalità alla cittadinanza. E questa operazione in nemmeno un mese, dal 22 giugno al 19 luglio, con 3.000 uomini e donne dedicate, sta dando prova della capillarità di intervento, con 202 unità di diporto soccorse, 758 persone salvate tra diportisti, bagnanti e subacquei, 71.000 controlli effettuati, 2.200 illeciti amministrativi riscontrati e 275 notizie di reato, di cui 134 per occupazione abusiva di demanio, a cui abbiamo dato particolare impulso proprio sotto lo stimolo del Presidente del Consiglio, con la grande collaborazione del Corpo, per stabilire nettamente il confine tra ciò che è bene pubblico e bene comune e le spiagge che possono essere vissute liberamente dai cittadini.
Ciò che è di tutti non può e non deve essere occupato abusivamente a beneficio di pochi. Al di là di Mare Sicuro, che riguarda tutti i cittadini italiani, volevo sottolineare con gratitudine l'azione che riguarda il soccorso di tutti i cittadini del mare, lì dove non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura che possono impedire a un essere umano di salvare un altro essere umano. In questa azione, dove la Guardia Costiera svolge il ruolo essenziale di coordinamento dei soccorsi da Mare Nostrum a Frontex, l'impegno nostro è rimasto costante. Io qui voglio solo ricordare quello che sento raccontare dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera, che la stampa internazionale e italiana riporta con racconti efficaci e che anche io ho toccato con mano, in particolare quando sono stato a Catania il 22 aprile scorso ad accogliere la nave Gregoretti con i superstiti. Salvare vite umane non è un'azione amministrativa. Serve professionalità, certezza delle proprie azioni, determinazione, rapidità. E sotto la divisa serve cuore e serve coraggio. Serve avere coraggio quando si va incontro alla paura di chi non sa niente del mare, ma lo affronta come ultima possibilità, e serve coraggio quando ci si trova davanti alla disperazione di chi ha perso tutto. Serve coraggio sapendo che non tutti i tuoi connazionali ti ringrazieranno. Serve coraggio anche quando ci si accorge che si voleva fare di più, ma non ci si è riusciti. Restiamo umani, ha detto sabato il Presidente del Consiglio. Noi siamo orgogliosi di restare umani ed è questo spirito, inciso nella nostra Carta Costituzionale, che è incarnato benissimo dalle Capitanerie di Porto, a cui va il nostro immenso grazie. Gli eventi di questi ultimi anni dimostrano che il corpo è capace di rispondere con grande competenza a una realtà mutevole, che non ha paura dei cambiamenti. Non ha paura di agire con sempre maggior coordinamento, con maggiore efficacia, con individuazione dei nuovi compiti a cui è chiamato. Il cambiamento non ci spaventa se abbiamo chiari i nostri orizzonti e i nostri obiettivi. In tempi di massima e dovuta attenzione al denaro pubblico, esigenza necessaria e condivisa da tutti, la nostra Guardia Costiera è chiamata un impegno di massima efficacia, pur essendo, va riconosciuto, già espressione di un modello organizzativo efficiente che funziona in rapporto alla rilevante e diversificata mole di attribuzioni che svolge. È un cammino che è intrapreso da tempo, quello del cambiamento, e che non snatura il nostro compito, ma al contrario lo rafforza. La simbiosi tra il Corpo e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla quale lavoriamo ogni giorno, va a conferma di questa volontà di cambiamento e di coordinamento con tutte le forze dello Stato. Quindi nessuna duplicazione o sovrapposizione di funzioni deve esistere. E proprio per questo vogliamo indicare in maniera chiara e compiuta le prerogative delle singole amministrazioni che operano nel medesimo ambiente mare, o cioè che indossino la stessa divisa. Siamo davanti a un'eccellenza della nostra amministrazione pubblica. Ce ne sono tante, ma questa è un'eccellenza a cui teniamo particolarmente. Per attuare la cosiddetta funzione marittima dello Stato, intesa come capacità di tutelare gli interessi della collettività legati agli usi civili e produttivi della vita marittima e portuale del Paese, è necessaria una pubblica amministrazione in grado di offrire risposte concrete, la cui opera sia qualificante per lo sviluppo e si ponga quale elemento facilitatore di complessi processi produttivi, garantendo una cornice necessaria di sicurezza e di legalità che rappresenta il fulcro dell'agire di un'istituzione che deve restituire al cittadino un'immagine trasparente, flessibile ed equilibrata. La Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, potrà inoltre contribuire a una governance più forte e più integrata degli affari marittimi. Potrà contribuire allo sviluppo del nostro Paese. In questo senso, 150 anni di storia ci consegnano oggi un'importante eredità per il Paese. Un'eredità che è una cosa molto diversa da un album dei ricordi. Vogliamo festeggiarne altri 150 di anni così, ne saremmo orgogliosi. Un'eredità che è un bene che possiamo scegliere di conservare così com'è, perché si ha paura di perderlo, magari conservandolo in un forziere, oppure un bene su cui si possa investire, perché vogliamo condividerlo e perché vogliamo che moltiplichi le sue potenzialità. Ed è quello che stiamo facendo e che vogliamo fare. È questa disponibilità che ho trovato, ammiraglio, in lei e in tutti i suoi uomini e in tutte le sue donne.
E l'augurio che rivolgo al corpo in questa ricorrenza è quello di continuare a interpretare, così come avete fatto finora, il ruolo di componente attiva e insostituibile della marittimità del Paese. E mi complimento con lei e tutti i suoi comandanti per avere saputo crescere una forza buona, efficace, compatta, di altissimo livello e anche, permettetemi, di grande gentilezza, vero punto di riferimento e presidio dello Stato di questa grande e unita e unica Repubblica Marinara che è l'Italia. La mia attenzione nei confronti delle capitanerie di porto ci sarà sempre in ogni circostanza. Mi permetta di rivolgere quindi, a nome mio personale, del Governo, del Presidente del Consiglio, un sincero ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini della Capitaneria di Porto Guardia Costiera e specialmente a coloro che sono caduti nell'adempimento del loro dovere. In particolare un ringraziamento a coloro che anche oggi, anche ora, con sacrificio e abnegazione, pur con la dovuta fermezza, non fanno mai venir meno il rispetto per la dignità umana e sono impegnati in operazioni di soccorso. La migliore testimonianza della loro umanità è l'impegno oltre ogni limite che gli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera continuano a profondere per salvare nelle acque del Canale di Sicilia migliaia e migliaia di migranti. A loro va anche oggi il nostro pensiero. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia. Bene, abbiamo ascoltato il discorso prima del comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Felicio Angrisano, poi è stata la volta del capo di Stato maggiore della Marina, ammiraggio Giuseppe De Giorgi, e poi infine del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, professor Graziano Del Rio. E dai discorsi di tutti e tre, quello che è emerso con forza, qui siamo tutti d'accordo, ne abbiamo parlato mentre ascoltavamo i discorsi, è appunto la molteplicità degli incarichi che ricopre quotidianamente la Guardia Costiera e soprattutto i 150 anni di successi che ha ottenuto sin qui nello svolgimento delle sue funzioni. Seguiamo adesso la consegna delle onorificenze. Il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, procede alla consegna della medaglia d'oro al valor di Marina. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, con i loro equipaggi nel corso degli anni, prestavano incessantemente la loro rischiosa e complessa opera di soccorso, spesso condotta fino al limite della propria capacità operativa, in condizioni meteorologiche e marine severe, con la consapevolezza di intervenire per salvare numerosissimi migranti provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa che, disperatamente, sfidavano le insidie del mare per raggiungere le coste italiane in situazione di costante pericolo. Esempio di straordinaria umanità, altruismo, coraggio e non comune perizia marinaresca. Rafforzavano ed esaltavano l'immagine del Paese ed il prestigio della Forza Armata. Stretto di Sicilia, luglio 2011, febbraio 2015. Ecco, un momento importante che riconosce il merito a tanti uomini e tante donne del corpo che hanno messo a serio rischio la propria vita. Abbiamo conosciuto anche qualcuno degli equipaggi
che ha partecipato ad operazioni molto complesse e questo è sicuramente un riconoscimento gradito. Profuso dagli uomini e dalle donne del corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, nell'affrontare, spesso in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne, la recrudescenza del fenomeno degli sbarchi di profughi e migranti, giunti con mezzi di fortuna nel Mar di Sicilia. I molteplici interventi, protesi alla salvaguardia del supremo valore della vita umana, hanno dimostrato la straordinaria professionalità nello svolgimento degli specifici compiti di vigilanza e l'eccezionale abnegazione del personale tutto, riscuotendo la riconoscenza e l'ammirazione dell'intero paese. 2012-2014, Mar di Sicilia. Sicuramente quanto accade nel Mediterraneo meridionale è un fenomeno che coinvolge non solo il corpo della Guardia Costiera, perché sappiamo che anche le popolazioni civili che sono spesso chiamate ad accogliere sul territorio i migranti, e quindi è una medaglia idealmente consegnata a tutti coloro che in qualche modo contribuiscono a salvare vite umane in mare, prima di tutti la Guardia Costiera, ma poi anche ad accogliere questo flusso migratorio dal Nord Africa che sembra non interrompersi mai. Ancora un'onorificenza, seguiamone le motivazioni. Fulgido esempio di straordinaria perizia marinaresca, grande solidarietà umana e generosa abnegazione. 13 e 14 gennaio 2012, Isola del Giglio. Il presidente nazionale della Croce Rossa, avvocato Francesco Rocca, procede alla consegna della medaglia d'oro al merito della Croce Rossa al corpo delle capitanerie di porto. La decorazione è concessa con la seguente motivazione: per lo straordinario, prolungato e costante impegno nel soccorso in mare di decine di migliaia di migranti che con mezzi di fortuna fuggono da situazioni di povertà o conflitto, realizzando così appieno i valori umanitari del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Preziosissima attività quest'ultima che ha riscosso un unanime riconoscimento dalla comunità nazionale ed internazionale e che ha brillantemente contraddistinto il diuturno e costante impegno degli uomini e delle donne del corpo. Questa onorificenza vuole essere un segno di riconoscenza e di affetto da parte di Croce Rossa Italiana tutta. Lo stendardo rientra nello schieramento. Onori allo stendardo delle unità navali della Guardia Costiera. Siamo ormai alle battute finali della cerimonia con la quale stiamo qui a Civitavecchia a festeggiare i 150 anni del corpo della Guardia Costiera, delle capitanerie di porto Guardia Costiera, e adesso la bandiera delle unità navali del corpo rientra nei ranghi, e a seguire
ci sarà un momento importante per tutti coloro che hanno vestito questa divisa, me compreso, mi permetto di dirlo, ed è la lettura della preghiera del marinaio, qualcosa che accompagna e ha accompagnato tutti coloro i quali hanno navigato ogni sera. Ascoltiamola. Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave, armata della patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste di flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi, che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Schieramento! Questo, come abbiamo detto, è un momento molto sentito da chiunque veste questa divisa. E con la preghiera del marinaio possiamo considerare la cerimonia ormai conclusa. Adesso gli schieramenti, le bandiere cominceranno a lasciare il luogo della cerimonia e a seguire anche le autorità. Continuate pure a seguirci, perché comunque alla bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali e allo stendardo delle unità navali della Guardia Costiera. Adesso approfittiamo perché l'ammiraglio Vignani ci fa una precisazione che ci piace condividere con i nostri ascoltatori, in modo che capiscano anche il comportamento di taluni presenti nella cerimonia, che hanno avuto un atteggiamento diverso nel corso della lettura della preghiera del marinaio. Ci spieghi perché, ammiraglio? Secondo la tradizione della Marina, il personale non inquadrato, non implotonato, in reparti armati e non, ascolta la preghiera del marinaio a capo scoperto, con il berretto, tenendo il berretto in mano. È una tradizione propria solo della Forza Armata Marina. E questo quindi il perché abbiamo visto alcuni in una condizione ed altri invece con il berretto in mano. Onori alla bandiera della Marina Mercantile! Ammiraglio, allora a questo punto parliamo della preghiera del marinaio, ce la racconti un po' dal punto di vista storico. Beh, la preghiera del marinaio nasce nel 1899, quando il comandante in seconda dell'incrociatore corazzato Garibaldi sente il bisogno di stringere sentimentalmente tutto il personale in quel momento particolare, magico, in cui tramonta il sole e si ammainano le bandiere a bordo delle navi in navigazione, navi che spesso sono in navigazione per proteggere i confini della patria o per prestare aiuto e soccorso a chi ne ha bisogno. Allora, questo momento solenne, e viene creata una preghiera le cui parole vengono trovate, vengono formulate dal vescovo di Cremona e dal poeta Novaro insieme. Ecco l'origine della preghiera del marinaio, che poi viene subito estesa a tutte le navi e, possiamo dire con una punta di orgoglio, copiata da tutte le altre istituzioni che hanno creato la preghiera del soldato, dell'artigliere, dell'aviatore, del finanziere, eccetera. Però la preghiera del marinaio è la primogenita di questa species. E ci piace anche sottolineare che a oggi è esattamente
rimasta invariata questa tradizione, tutti i giorni in navigazione nel corso della Maina Bandiera, la cerimonia della Maina Bandiera prevede la lettura della preghiera del marinaio, un po' come un momento di raccolta di tutto l'equipaggio che condivide lontano dalle proprie famiglie, cui pure la preghiera fa cenno, un momento di raccoglimento, appunto, no? Certamente, un momento di raccoglimento, di fraternità, di condivisione, perché sulla nave e nell'ambiente di marina si condivide tutto. Il lavoro di tutti è prezioso per la sicurezza di tutti e per la riuscita della missione. Certo, il comandante ha il lavoro più importante rispetto al mozzo, eccetera, ma tutti devono fare bene il loro lavoro, anche il panettiere di bordo, perché altrimenti la missione non riesce. Personalmente ricordo la funzione del panettiere come una delle funzioni, non dico più importanti, ma quasi. Mezzanotte, la pizza. Una delle poche tradizioni che sono rimaste fisse, quella della preghiera del marinaio e quant'altro. Perché se noi pensiamo a quello che la Marina faceva tantissimi anni fa, per esempio dove c'erano i maricentro, la sera usciva la banda, all'ora del rientro dei marinai suonava e portava i marinai in caserma. Tutte tradizioni che ormai si sono perse, però la tradizione della preghiera del marinaio è rimasta. Bene, è rimasta come sono rimaste tante altre cose che abbiamo potuto vedere qui nel corso della cerimonia, ma che in realtà, va detto, vediamo quotidianamente in tutti i nostri porti, lungo le nostre coste. Purtroppo lo vediamo spesso anche nelle immagini che ci restituiscono i servizi dei telegiornali, dove siete chiamati, come dove la Guardia Costiera è chiamata a intervenire in situazioni che forse ci piacerebbe non dover vedere, ma che fanno parte della realtà, come è una realtà la Guardia Costiera quando interviene, mettendo, come ha detto giustamente anche il Ministro, spesso a repentaglio la vita dei suoi uomini, che comunque non si tirano indietro. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, dicevamo, le cose che sono rimaste, e io penso che noi dobbiamo dire questa sera che quello che dovrà rimanere per altri 150 anni e altri ancora, il corpo delle capitanerie di porto. Bene, ammiraglio Piccolo, noi cogliamo il suo invito e ci auguriamo che comunque quello che resti, a prescindere, al netto di qualunque altro ragionamento, quello che resti sia lo spirito che anima gli uomini che oggi vestono questa divisa e che quotidianamente proteggono le nostre coste, i nostri interessi anche commerciali, perché l'ammiraglio Angrisano ha fatto giustamente cenno alla tutela di quelli che sono i traffici commerciali del nostro paese, che è un bene e una risorsa fondamentale per l'economia nazionale, e quindi questo non può essere certo trascurato. Quindi sì, sicurezza in mare, ma c'è anche molto altro per cui la Guardia Costiera ha dipendenze multiministeriali, e quindi quel molto altro è anche la sicurezza in mare, speriamo che rimanga sempre. Che resti sempre sotto queste insegne, che resti sempre così com'è, insomma, penso che i risultati ci siano stati. Essendo positivi, è bene che continuino e che vengano ancora potenziati. E una cosa importante, le capitanerie di porto sono sullo stesso livello della loro utenza, si confrontano quotidianamente con gli utenti, tutti gli utenti. E non sono su un piedistallo, sono sullo stesso parterre di tutti gli utenti del mare. Se qualche volta il comandante del porto è un pochino più in alto, è solo per la sua autorevolezza, ma non per la sua autorità. Bene, una precisazione dell'ammiraglio Vignani che cogliamo come invito a considerare gli uomini della Guardia Costiera delle persone vicine a chi va per mare o chi usa il mare, non come in passato soprattutto qualcuno ha voluto. Non certo antagoniste. Esatto, e quello che va percepito è che chi ama andare per mare, io sono tra quelli, ha un valido amico a cui rivolgersi in caso di necessità, ma anche in forma preventiva. Ricordiamolo, la Guardia Costiera mette a disposizione di tutti gli appassionati delle attività nautiche, non solo di chi vive il mare per professione, una serie di servizi di informazione che permettono di anticipare e di scongiurare l'insorgere dei rischi che l'andar per mare comporta, perché spesso nelle capitanerie di porto è possibile prendere visione di quelle che sono le reali condizioni meteo. Bollettini, esatto, costantemente aggiornati, è possibile prendere visioni di tutte le ordinanze in vigore nell'area, cosa spesso trascurata, gli avvisi ai naviganti, tutti quei servizi di informazione nautica preziosa
di cui però forse molti ancora devono imparare ad usufruirne come si deve. Ebbene, sappiate tutti voi che ci ascoltate, appassionati del mare, che c'è la possibilità di andare in qualunque capitaneria di porto in prossimità del luogo dove volete vivere la vostra giornata a mare e prendere visione di tutta questa documentazione aggiornata in tempo reale dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera ogni giorno, 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno. E ricordate ancora il 15:30, come voi fate questo numero, pochi secondi dopo scatta l'attività del soccorso. Questa è un'altra cosa molto importante, il 15:30, un numero telefonico che chiunque può fare per chiedere soccorso e una cosa che va precisata, l'ammiraglio ne ha fatto cenno, l'ammiraglio Piccolo, chiamando il 15:30 chi vi risponderà sarà l'operatore in prossimità di chi sta chiamando e non più una centrale operativa distante centinaia di chilometri che poi dovrà smistare quella telefonata ad un comando di competenza territoriale. No, sarà direttamente quel comando di competenza territoriale, direttamente saranno coloro i quali verranno a soccorrervi, a rispondere. Quindi non abbiate timore di chiamare il 15:30 se ne avete bisogno. E prima di chiamarlo invece per motivazioni non collegate con il soccorso, sappiate che il sito della Guardia Costiera, soprattutto nella sua veste grafica recentemente inaugurata, mette a disposizione di tutti qualunque tipo di informazione possa essere utile per chi vuole andare per mare, non solo, tanto per precisare un'altra cosa, perché abbiamo saputo che qualcuno ha chiamato il 15:30 per chiedere come poter chiamare la capitaneria di porto di... Beh, sappiate che tutte queste informazioni sono reperibili sul sito della Guardia Costiera, www.guardiacostiera.gov.it. Ogni capitaneria di porto è presente con i suoi indirizzi, i suoi numeri di telefono e le persone di riferimento. Quindi non chiamate il 15:30 se non è strettamente necessario e se non è un'esigenza destinata a soddisfare un'esigenza di soccorso. Lasciate il canale libero per chi effettivamente ha bisogno. Penso che su questo possiamo trovarci tutto d'accordo, è vero ammiraglio Vignali? Sicuramente. Posso? Si informano i gentili ospiti. Condividiamo, siamo tutti d'accordo. Auguri per i 150 anni. Bene, io vorrei ringraziare l'ammiraglio Piccolo per averci illustrato questo luogo di conservazione della memoria del Corpo della Guardia Costiera, perché ripeto e rinnovo l'invito a tutti coloro che hanno la possibilità di raggiungere Civitavecchia, non perdete l'occasione di venire a visitare, non lo chiamerò più museo, ammiraglio, centro storico. Non perdete questa occasione perché merita, perché attraverso la storia del corpo si può ripercorrere veramente la storia del nostro paese e merita veramente una visita in questo posto. Poi voglio ringraziare l'ammiraglio Vignani che è stato qui con noi in questa diretta per il suo prezioso contributo storico. Ho appena dismesso la divisa da 6 mesi fa e mi sono dato questa nuova attività di raccogliere le testimonianze storiche attraverso il tempo perché non vadano perse. Bene, sicuramente una cosa importante. Ha fatto l'almanacco adesso della storia del corpo. Bene, allora noi chiudiamo qui il nostro collegamento augurandoci che i nostri telespettatori abbiano apprezzato quanto gli abbiamo mostrato fin qui e che soprattutto abbiano compreso l'importanza di questo momento, 150 anni di storia del corpo, delle capitanerie di porto, Guardia Costiera.